Oggi un video richiesta. Andiamo a vedere se ci sono differenze tra l'incisione di un'immagine su Lightburn e su Laser GRBL. Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Ho voluto fare questo video perché tempo fa un utente del gruppo Facebook ha avuto dei problemi con Lightburn, perché secondo il suo punto di vista Lightburn è riuscito a bruciare il suo laser utilizzando gli stessi parametri sia su Lightburn che su Laser GRBL. Ha ottenuto dei parametri molto più accentuati su Lightburn, vedendo proprio che le sue immagini erano molto più bruciate utilizzando gli stessi parametri fra i due su Lightburn, e purtroppo il laser ha smesso di funzionare. Oggi voglio effettuare anch'io questa prova. Vi dirò esattamente la versione di Lightburn che utilizzo in questo momento e la versione di Laser GRBL che utilizzo in questo momento. Quindi andrò a caricare un'immagine realizzata dall'intelligenza artificiale, la modificherò con ImageR in maniera da avere il stesso risultato sia su un programma che sull'altro. Utilizzerò gli stessi parametri sia su uno che sull'altro e quindi andiamo subito a realizzare l'immagine e modificarla su ImageR. Vi faccio vedere passaggio per passaggio in maniera che vedete anche voi che sto utilizzando gli stessi parametri su un programma e sull'altro. Farò anche un video veloce di tutti e due in maniera che vedete che sto incidendo sia con un programma che con l'altro. Bene, iniziamo subito, andiamo a prendere l'immagine che ho realizzato dall'intelligenza artificiale e la importiamo su ImageR. Prima di tutto voglio solo ricordarvi, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina e di lasciare un like se vi piacciono questi video. Bene, procediamo subito a prendere l'immagine realizzata dall'intelligenza artificiale e la importiamo subito su ImageR e la modifichiamo, così questa immagine la utilizzeremo per tutti e due i programmi. Bene, eccoci su ImageR, facciamo l'upload dell'immagine che ho già realizzato, la facciamo in scala di grigi, la rifaccio da zero anche se io l'ho già realizzata, ma voglio farvi vedere tutti i passaggi, quindi do una futuristica, l'ho chiamata così. Facciamo un resize in maniera da dargli DPI ottimali per il mio laser, quindi mettiamo i millimetri, la faccio un po' piccola, la facciamo di 150 e 318 dpi e gli diamo ok. Attendiamo un attimo che carichi l'immagine. Benissimo, la realizziamo in Casia Wood perché utilizzerò dell'MDF, quindi gli diamo ok. Ok, realizzata. Possiamo anche vedere con una preview in MDF. Vediamo che carichi l'immagine, giusto per avere un'idea di come verrà fuori, e questa sarebbe la realizzazione in MDF. Bene, abbiamo realizzato la nostra immagine, quindi la scarichiamo in PNG, la salviamo qui, ok, e l'abbiamo salvata. Bene, ora facciamo un primo passaggio su Lightburn. Partiamo con Lightburn, quindi entriamo su Lightburn, importiamo l'immagine. O la apriamo come volete. Ecco qui la nostra immagine, benissimo, eccola qui. Realizziamo un contorno per fare il taglio dell'immagine, quindi il contorno glielo facciamo di 150 com'è l'immagine, ok, glielo centriamo. Scusate, ho sbagliato qui. Perché non ho fatto un quadrato preciso, benissimo. Ok, quindi andrò a tagliare anche questa. Gli diamo una velocità di 400 mm al minuto e una potenza dell'80% in due passaggi con l'Air Assist attivo, così siamo sicuri che la taglia. Per l'immagine io ho scelto questa velocità che secondo me è quella migliore, cioè ho fatto ovviamente non vi faccio qua vedere, ho fatto anche il material test per capire qual è la miglior soluzione e comunque dal material test è venuto fuori che un 5556-80% con un solo passaggio è a posto. Ho abilitato il pass-through, mi raccomando,
è importante abilitarlo in maniera che gli dite a Lightburn di non modificare niente ulteriormente, di incidere come viene fuori, che è quello che interessa a noi, ovviamente. Quindi adesso velocizzerò il video per farvi vedere l'incisione sull'MDF di questa immagine con Lightburn, ovviamente. Bene, ho realizzato l'incisione della prima immagine con Lightburn e questo è il risultato. Spero che si veda. Ve la sposto anche un po' giusto per capire. Non è venuta male. E qui dietro ho scritto i parametri, così siamo sicuri che questa immagine sia stata incisa con Lightburn. E non c'è maniera anche di scambiarla, ovviamente, perché ormai è incisa, quindi non ci sono dubbi da questo punto di vista. Bene, adesso passiamo sul laser GRBL e facciamo la stessa cosa. Vi farò vedere un altro video veloce, ve lo faccio vedere giusto perché capiate che sto utilizzando laser GRBL e sto incidendo allo stesso momento. Quindi non perdiamo tempo, passiamo sul laser GRBL e andiamo a vedere le impostazioni che andrò a mettere. Bene, eccoci sul laser GRBL. Come prima cosa mi sono collegato con il mio laser Scoopfan. Come vedete è online. Vabbè, vediamo un attimo le impostazioni. Vedete, ha letto anche le impostazioni. Andiamo su File, apri File e inseriamo il file della donna futuristica. Quindi lo va a caricare. Prima cosa importante, Pass to. Dovete abilitare solo quello. Così gli dite al laser GRBL di incidere l'immagine senza effettuare nessun'altra modifica. Quindi andiamo avanti. Come vedete è 318 dpi, dimensioni, vabbè, 150, 150, 149,9, ok. Le impostazioni, adesso gli diamo le impostazioni. Come vedete, Lightburn, se vi ricordate prima, gli avevo dato 5556 e 80%, qua c'è scritto 800 perché la differenza tra Lightburn e laser GRBL è che laser GRBL legge direttamente dal controller che 1000 è il suo 100%.
Quindi velocità minima 0 e potenza massima 80% dynamic power, come è su Lightburn. Air assist attivo, che l'ho messo dalle impostazioni, e quindi noi siamo operativi, quindi dico di creare l'immagine. Ed ecco l'immagine pronta per essere incisa, come vedete fa 150x150. Sotto consigli di Alberto, un utente del gruppo Facebook mi ha chiesto di fare un'ulteriore verifica prima di incidere, verificare che il laser sia impostato correttamente alla percentuale di potenza. E praticamente dobbiamo andare qui sotto e schiacciando il tasto sinistro del mouse si apre questo menu. Come vedete il power deve essere impostato su 1x e non su 2x, perché altrimenti raddoppia la potenza. Quindi mi raccomando, è importante che sia su 1x1x, ovviamente è rapido 1x, deve essere tutto a 1x per essere sicuri al 100% che state utilizzando la potenza corretta. Mi raccomando, se fate delle prove o andate a verificare, verificate anche voi che non ci siano queste incongruenze. Una volta che avete fatto questo, possiamo partire con l'incisione. Quindi lancio un frame per essere sicuro. Bene, siamo pronti per poter incidere. E questo è il test che ho effettuato con laser GRBL. Eccolo qui. Mi avvicino. Come vedete, qui dietro ho scritto tutte le impostazioni. Laser GRBL 7.8.0, stessa velocità, stessa potenza, pass-through abilitato, un solo passaggio ovviamente. Bene, ora vi faccio vedere tutte e due le immagini e mi dite se vedete qualche differenza. Spero che di riuscire, mi devo allargare un po', spero che riusciate a vedere tutto. Provo anche a invertirle. Che magari non ci sia qualche luce, qualcosa che evidenzia di più un'immagine o l'altra, quindi le ho anche invertite. Allora, questa qui è laser GRBL. Questa qui è Lightburn. Lascio a voi le conclusioni, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti secondo voi se notate differenze tra una e l'altra. Vi do la mia valutazione, secondo me la differenza sinceramente non la vedo.
vedo qualcosa di più marcato, ma leggermente, proprio minimo minimo su Light Barn, ma qualcosa proprio. Allora, vi faccio vedere. Non so se riesco a farvela vedere. Questa parte qui, che c'è tipo un circuito stampato qui sulla faccia. Qui, questa è di Light Barn. Qui a me sembra leggermente più marcata, ma stiamo parlando di qualcosa di pochissimo evidente. Come vedete, questa è Light Barn, come vi dicevo. Evidenze sostanziali non ne vedo, anzi, sinceramente, non... secondo me sono molto uguali. Come tempi di incisione, siamo sempre lì. Light Barn ci ha impiegato, mi sembra, 5-6 secondi in più. Vabbè, capiremo. È stata la partenza, perché magari il Laser GRBL è anche più snello come programma e è partito più velocemente. Come risorse del computer, quello sì, Light Barn occupa più risorse del computer confronto al Laser GRBL. Perché Laser GRBL hai la possibilità di incidere, tagliare, fare queste cose. Con Light Barn hai la funzione di CAD, quindi è un programma un po' più pesante. Quindi utilizza più risorse del computer, ma sono dati, non sono importanti, diciamo, per noi che andiamo a incidere il laser. Vi sto dicendo un po' il pro e il contro, ecco. Laser GRBL, però, per aver fatto il taglio qui, ho dovuto fare una seconda sessione. Non possiamo fare come con Light Barn, prima selezionare l'immagine e poi di tagliarla. Ho dovuto con Laser GRBL incidere l'immagine e tagliarla in un secondo momento. Realizzare un quadrato con Inkscape o Silhouette o qualsiasi programma CAD, un quadrato, metterlo su Laser GRBL, creare una seconda sessione e fargli il taglio. Centrare che sia perfettamente è un po' più laborioso, però è gratuito, quindi valutate un po' voi. Light Barn si paga, ovviamente è più completo, però Laser GRBL non è da meno, capiamoci. Per quanto riguarda il taglio, 480% l'hanno tagliato tutti e due senza nessun problema. Quindi, secondo il mio punto di vista, può darsi che si sia aggiornato Light Barn, può darsi si sia aggiornato Laser GRBL, non vedo grosse differenze. Non metto in dubbio che magari una volta con le vecchie versioni di Light Barn e Laser GRBL c'erano delle differenze sull'incisione, chi lo sa, nessuno può dirlo. Attualmente, ad oggi, con le versioni che ci sono in questo momento, quindi la 7.8.0 Laser GRBL e la 16.0.3 Light Barn, non vedo differenze. Però ripeto, lasciatemelo qui sotto anche voi nei commenti se vedete delle differenze. Ve le rifaccio vedere giusto per essere sicuri. Light Barn alla sinistra, Laser GRBL alla destra. Le sposto perché vedo un po' di luce dalla parte di Laser GRBL, non vorrei mai. Questo è diventato Light Barn, questo Laser GRBL. L'ho solo girate. Cerco di mettermi il meglio possibile. Scusate le super riprese che sto facendo. Ok, Light Barn e laser, mi sta cadendo Laser GRBL. Bene, io spero di aver chiarito una volta per tutte questa differenza che alcuni sostengono, che io non la vedo sinceramente. Se anche voi avete avuto dei problemi con Light Barn o Laser GRBL, scrivetelo pure qui sotto perché sono interessanti queste cose, questi confronti da fare, perché possono anche essere d'aiuto anche a voi. Quindi io vi ringrazio e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!